C'è così tanta musica in giro che forse da qualche parte le buone idee ci sono anche. Non è facile scoprirle perché di mezzo c'è una rivoluzione in atto culturale che è proprio è internet, no? Che ha scompaginato tutti i punti di riferimento. E poi va tenuto in considerazione che in fondo spesso ci sono anche epoche che vedono a un certo punto il fiorire di una scena che funziona e si concentra lì una particolare intensità di risorse creative che fioriscono e poi e rientrano negli annali, gli anni 90, successero alcune cose. Io so per certo che per quanto abbia già superato l'idea che sto per dire, nel senso sono già oltre, ho assimilato il concetto, però non mi piace quello che accade alla musica in internet. Non è internet ha impoverito la musica secondo te o l'ha arricchita? Perché c'è è molto più facile farla adesso. Appunto, quindi in questo momento io non ho dubbi, c'è un impoverimento, ma da tanti punti di vista c'è troppa musica. Chi ama la musica paradossalmente l'ascolta molto di meno di prima, chi non la ama continua ad avere pochi punti di riferimento, tipo i Marlene Kunz hanno fortunatamente e anche per loro merito un certo numero di fan dello cosiddetto zoccolo duro, e quando esce un nostro disco sono abbastanza concentrati o perlomeno attendono il nostro disco. Questa è la fortuna di avere una fan base. Però l'amante della musica, come posso essere anch'io e come soprattutto lo sono stato quando ero più giovane, che cercavo di avere più informazioni musicali possibili, però c'erano ancora delle barriere per arrivare a tutte queste informazioni musicali. Ora barriere non ce n'è più, quindi l'amante di quel tipo secondo me passa più tempo a scaricare per poter dire ho ascoltato anche Pinco Pallo da Brixton, però non ascolti più nulla. Come fare il parallelo con i libri, tutti scrivono libri oggi, sì, e così tutti fanno musica. Ad esempio, io credo che sia abbastanza nell'esperienza di veramente quasi tutti, credo di poterlo dire, che fino a 6, 7, 8 anni fa, 9 anni fa, ci ricordavamo molto bene i dischi che ci erano piaciuti nell'anno e li ascoltavamo ancora quelle 10-12 volte. Ora secondo me nessuno ascolta più nessun disco più di 3-4 volte, perché dopo un po' c'è una bulimia, c'è voglia di ascoltare troppa roba e non si ascolta più nulla. Ma voi vi sentite più maturi o più svuotati come gruppo? Cioè svuotati no. Nel senso meno, insomma, più disillusi musicalmente? No, come ho detto prima, ho superato la fase della disillusione, è durata un annetto in cui ero un po' così, mi chiedevo che cosa stavo facendo, mi chiedevo che senso ha, perché comunque mezzo lavoro dei musicisti è finito, no? I dischi non si vendono più, non esistono più, sono morti. Però no, mi sento più maturo e più creativo, perché i casi sono due in quando hai quel tipo di disillusione: o la subisci e salti e muori, o sei costretto, e come in un periodo di crisi in realtà sono costretti tutti, gli imprenditori stessi, chiunque lavora, a meno che non sia un dipendente, che può solo sperare che il suo imprenditore non fallisca, siamo tutti costretti a mettere una marcia diversa, una marcia, bisogna guardare in avanti, bisogna saper capire e interpretare il futuro. Questi sono discorsi che un qualsiasi imprenditore ti farebbe. Come sono i Marlene Kunz dal vivo? Sempre uguali in ogni tappa o sempre diversi? Ma sai, i tour hanno una componente di routine inevitabile, perché quando parto un tour in un anno magari fai 60 date e dopo un po' c'è uno standard. Però devo dire, Marlene Kunz in realtà, prima di tutto sul palco, in ogni caso, che ci siano 200 persone, che ce ne siano 3000, il tipo di prestazione ha un'intensità sempre uguale, cioè c'è molta attenzione a dare il massimo di noi stessi. E poi credo che sicuramente siamo maturati, cioè non c'è ombra di dubbio, ma questo è inevitabile se suoni. Dal punto di vista tecnico, no? Siamo molto più bravi di prima a suonare, questo sicuramente. Nei testi che cosa c'è di diverso rispetto al passato? C'è più raziocinio con ogni probabilità, nel senso sono meno impetuoso, meno, c'è meno quell'urgenza insopprimibile, c'è un'urgenza
insopprimibile, ma è più mediata dal cervello. Anche questo credo che sia assolutamente inevitabile. Cioè, quando cresci fai un sacco di testi, poco alla volta ti rendi conto di cosa stai facendo, perché ci lavori, è un lavoro, come un artigiano che inizia a fare il liutaio, all'inizio c'è un entusiasmo di un certo tipo, poi diventi bravo, la gente viene da te perché sei bravo, però nello stesso tempo c'è meno l'impeto dell'istinto e c'è più la ragionevolezza, c'è più il raziocinio. Come si diventa un leader di un gruppo di rock alternativo anziché dire io faccio delle cose un po' più banali che vendono di più? Ma è una cosa che non si fa apposta, diciamo. Guarda, tanto non sarei capace a farle le cose banali, perché tanto in ogni caso c'è gente che dice Italia, che comunque in Italia vende il Puccino Pio tantissimo. Oh, vabbè, ma questo è un discorso che, cioè, non c'è, nemmeno ci riguarda. Ma tanto in ogni caso c'è gente che già dal terzo disco nostro dice che ci siamo banalizzati, quindi è tutto da relativizzare. Io posso soltanto dire che non riuscirei mai a fare qualcosa che non sento mio per vendere di più. Se però io mi sentissi imbarazzato, anche soltanto in parte, perché non la sento mia, non la sento una cosa che mi rappresenta, non la potrei fare. Quindi mi puoi dire cosa ascolti adesso? Ma cosa ti ispira? Quali sono le musiche che ascolti? Riallacciandomi a prima, faccio anch'io parte di quelli che stanno ascoltando un sacco di roba. Vado a cercarmi un sacco di roba in giro per la rete, ho alcuni siti di riferimento, Pitchfork, i siti italiani, sentire, ascoltare, Onda Rock, eccetera. È quello che più o meno mi intriga e in qualche modo posso ascoltarle. Le canzoni che ti piace suonare di più, tue, del passato e una del presente? No, guarda, non lo so, non so rispondere. Sono talmente un pezzo prediletto a cui sei particolarmente legato. No, dipende dai tour. Va bene, allora, se vuoi salutare i tuoi fans in giro per l'Italia. Questo è il mio saluto. Continua il live. Stasera siamo a Lecce, domani siamo a Bari, poi siamo a Messina, poi siamo a Brescia, poi Perugia, eccetera. Ciao ragazzi, vado a mangiare.